Qual è? CIRF Bologna? Questa. Tranquilla lì. Bene. Fate all'età? Sì. Certo. Allora parto subito per i poveri superstiti che resistono fino a sera. Io sono Marco Zanetti della Bioprogram, partner di questo progetto LIFE sulla prima risorgiva d'Europa come lunghezza, prima abbiamo visto il dottor Mezzalia sulla seconda del Bacchiglione. Un intervento direi molto, molto importante e anche variegato. Non abbiamo il tempo per spiegarvelo, saremo presenti in Slovenia adesso il 16 per la presentazione, il 30 di novembre ci sarà la presentazione finale a Treviso se qualcuno è interessato e il 13 di dicembre saremo qua a Parma, quindi se qualcuno è interessato visita il sito e può anche venire a seguirci. Chiaramente è un progetto molto impegnativo che ha previsto una serie di fasi che io adesso vi illustrerò. Molto molto brevemente abbiamo tutta una serie di azioni preliminari conoscitive, lavoriamo su 62 chilometri di fiume su questo progetto, su questa risorgiva importantissima che è SIC, che è ZPS e soprattutto che è parco regionale, il parco regionale del fiume Sile nel Veneto, che è il capofila del partner di questo progetto. Quindi abbiamo applicato su ampia scala l'indice di funzionalità fluviale, il mappaggio biologico tramite LIBE, indagini teofonistiche e abbiamo aggiornato i formulari standard, abbiamo fatto un sacco di lavoro. Una parte importante è stato l'acquisire dei terreni limitrofi al fiume e quindi poterli poi rinaturalizzare in qualche modo, sia ripiantando le foreste, sia riportando alla luce antiche fontanili e riattivandoli, creando però tutta chiaramente un'azione di know-how, cioè di far vedere come si dovrebbe fare, perché chiaramente il fiume è enorme e sarebbe impossibile arrivare poi alla fine. Tutta una serie di azioni concrete, poi vedrete la pianificazione vincolistica degli interventi che parlerà il mio collega tra due minuti, il ripristino appunto degli equilibri idrogeologici e la riqualificazione che sono presenti in un posto che arriverà domani purtroppo per motivi tecnici, e tutta una serie poi di interventi che abbiamo fatto anche direttamente sul fiume. Io vi faccio vedere adesso questo breve video che poi vi commento se riusciamo a farlo partire, che è un pezzo di Sile piccolo, 300 metri di Sile, che noi abbiamo cercato di naturalizzare. Qui abbiamo il grosso problema delle risorgive, dove l'agricoltura entra anche su questi ambienti naturali, anche sul parco, anche sui SIC, anche sullo ZPS indipendentemente, e quindi va a occupare il fiume stesso, perché si va a arare dentro il fiume. E quindi noi abbiamo cercato di ricreare un piccolo ambiente per far vedere come, anche se non possiamo divagare nel fiume su un tratto completamente rettificato, di fare una piccola rinaturalizzazione che adesso vediamo insieme. Quindi abbiamo preso 300 metri di fiume, quindi un'area diciamo molto piccola in comune di Vedelago, non potendo ricostruire l'andamento sinuoso perché non ci vendevano i campi limitrofi e poi non avremmo avuto tutti i soldi per comprarli, se avremmo fatto solo questa azione, abbiamo cercato appunto di rinaturalizzare questo tratto di fiume che era stato praticamente costruito dall'uomo, cioè l'uomo aveva rettificato, scavato all'interno della pianura questo canale, drenato tutti i campi e tutte le vecchie polle di risorgiva. E noi abbiamo ricreato questo ambiente perché? Perché l'abbiamo associato agli altri interventi che abbiamo fatto, che è la reimmissione della trota marmorata, la reimmissione del temolo di ceppo padano, quindi il nostro temolo, il famoso pinna blu, e quindi dovevamo anche favorire appunto l'ambiente necessario per questi pesci, per queste fauna ittica che abbiamo rimesso, e anche ricreando dei letti di frega. Questo è il tratto, vedete, completamente canalizzato, attorno c'è il solito pioppetto. Noi siamo intervenuti qui, vedete, rifacendo dei deflettori, e quelle losanghe che vedete là in mezzo sono praticamente delle aree di frega artificiale che noi abbiamo inserito all'interno del fiume. Questi deflettori avevano la funzione sia di movimentare l'acqua, vedete i letti di frega, sia di fungere da zona di rifugio, perché li abbiamo fatti cavi all'interno in cui i pesci potessero poi stare.
Ecco le fasi di realizzazione dell'intervento. Abbiamo rinaturalizzato chiaramente anche le sponde, che erano tutte completamente in erosione, con delle palificate, impiantando poi delle talee di salice. Queste sono coi casseri le prove che sono state fatte per il dimensionamento corretto dei deflettori. E poi vedete i lavori, tutto chiaramente con materiale naturale, in cui si sono state conficcate questi deflettori all'interno del fiume. Successivamente noi chiaramente continuiamo con il monitoraggio. Purtroppo queste operazioni, chi ha fatto i live sa quali sono le difficoltà, dovevano essere realizzate il primo anno di intervento, non l'ultimo, perché adesso il monitoraggio è diventato molto difficile visto che siamo in chiusura. Però già abbiamo avuto dei riscontri molto positivi, in cui abbiamo praticamente la comparsa di 4-5 specie ittiche in più sui monitoraggi rispetto a quando abbiamo iniziato, in cui praticamente in quel taglio di canale non c'era praticamente niente. Vedete, queste sono le simulazioni della velocità di corrente con il posizionamento dei deflettori. E qui si vede prima e dopo l'intervento. Poi ci sono delle cose, qui adesso andrebbero chiaramente ricoperti e camuffati tutti i deflettori, comunque qui avete visto come avviene la... Le ultime due... Sì. Chiudo il video? Sì. Questa è la presentazione? Sì. Ecco, e poi ci siamo divertiti chiaramente a lavorare su delle piccole specie, tipo lo scazzone, il panzarolo, la lampreda, in cui abbiamo creato dei siti di riproduzione e abbiamo fatto riprodurre in situ tutti questi animali, questi ambienti, guardando il successo, e anche la lampreda siamo riusciti a scoprire anche delle particolarità sulla riproduzione della lampreda padana che erano un po' sconosciute al mondo scientifico. L'ultima parte, lascio la parola al dottor Siligardi, è quella della lotta con gli alieni, che è stata fatta contro il siluro, il Procambarus clarki, il gambero killer, e la Trachemis, che è la tartaruga. Possiamo andare avanti? Ok. Non sono andato troppo avanti. Dietro? Sì, ecco, grazie. Io faccio la seconda parte, adesso spero di essere veloce quanto il mio collega. Una delle azioni di questo progetto era l'applicazione degli IFF su tutto il corso d'acqua, sui 57 chilometri del corso d'acqua, non tanto per vedere e capire, fare una mappa così istantanea della qualità funzionale del corso d'acqua, quanto per avere una serie di dati utili per definire le cosiddette aree di protezione fluviale. Cosa sono? Sono aree che vengono definite intorno al corso d'acqua, sia nell'estensione sia nella lunghezza, e sono ovviamente aree che hanno una grande funzione tampone. Queste aree noi le abbiamo suddivise, non noi, ma è un protocollo che deriva da uno studio fatto presso l'Agenzia Provinciale di Protezione Ambiente di Trento, insieme ai funzionari di Trento, che serve per definire queste aree secondo tre modelli di funzionalità: uno elevato, uno mediocre e uno basso. Chiaramente da cosa derivano questi elevato, mediocre e basso? Come si fa a definire la qualità di elevato, mediocre e basso? Attraverso questo procedimento, che si rifà ovviamente alle singole domande dell'IFF. L'IFF, non tutte le domande, ma solo quelle riguardanti la vegetazione perifluviale. Solo quelle domande lì venivano quindi riguardanti la costituzione, la struttura, l'ampiezza, la continuità delle zone perifluviali. Vediamo che questo qua è uno schema a cascata dove si va a rispondere ovviamente proprio in domanda, sì o no, a seconda della risposta che noi abbiamo percorsi diversi. Questi percorsi ci portano, vado veloce, ci portano a definire la tipologia di ambiente di area perifluviale, se è un ambito ecologicamente a valenza bassa oppure mediocre oppure elevata. Qual è il passo successivo?
Una volta definito che c'è un ambito, dobbiamo capire anche quanto noi dobbiamo tenere presente in estensione, cioè quanto deve arrivare lontano dalla riva come estensione in questo ambito qua, 10 metri, 100 metri, 50 metri, 2000 metri, non si sa. Ci siamo quindi, il protocollo della provincia autonoma di Trento prevede una serie di piccole misure, piccole così, indicazioni che vanno a definire qual è l'ampiezza dell'ambito, soprattutto elevato. Per quello che ci interessa a noi l'ambito elevato, perché l'ambito mediocre, di per sé essendo mediocre, viene definito come di default di ampiezza di 30 metri, che poi è il limite minimo per avere una capacità tampone dei nutrienti pari al 95%. Mentre l'ambito basso è quello sicuramente che passa in mezzo alla città, in mezzo ai paesi, in cui gli ambiti e gli argini sono duri, sono rigidi, non si può fare niente, non si può spostare la città né il paese, quindi abbiamo solo una riga e non c'è un'estensione. Abbiamo preso in questo caso dimensione del corso d'acqua, la pendenza, la possibilità di esondazione, la pressione del territorio circostante. Sulla base, come vedete, anche di quei riquadri, no? Secondo le varie caratteristiche, si possono dare dei valori, i quali vengono sommati, e la somma di questi valori, aumentato di 30, che è il limite minimo per avere una funzionalità tampone efficiente, ci dà l'ampiezza della zona riparia. Fatto questo, quindi avremo i risultati, e su 59,94 km, quindi 60 km, gli elevati sono pari a 327 metri, mentre quelli mediocri sono 128, mentre la linea bassa, che non ha nessuna estensione in ettari, perché non è una superficie ma una linea, è di 23 chilometri. Ecco la mappa, come potete vedere il blu sono quelle di elevato, l'arancio sono quelle, quel cioè giallo sono quelle di 30 metri di mediocre, il rosso invece sono quelle lineari di bassa valenza, e se guardate bene è soprattutto il tratto urbano della città di Treviso. Non contenti di questo, abbiamo fatto un ulteriore conto, e qui vado molto veloce, come vedi, va bene? Ho già la schiena frustata l'ultima volta che mi avete frustato, perché ero... Okay. Sì. Abbiamo cercato di calcolare un attimo qual è l'efficacia o l'efficienza teorica di queste fasce riparie. Partendo dal presupposto, e qui c'è scritto, che una fascia riparia ben strutturata, di ampiezza superiore ai 30 metri e con una struttura di tipo naturale, non senza esotiche, senza altro, ha la capacità di trattenimento dei nutrienti pari a 380 kg etero anno di azoto e 15 kg etero anno di fosforo. Cosa vuol dire questo? Questi numeri da cosa derivano? Derivano da una ricerca bibliografica di tutta Europa, quindi ci sono valori molto, molto, alcuni bassi, alcuni alti, addirittura gli ungheresi parlano di 700 kg di azoto che viene tamponato, gli olandesi anche, eccetera, ma loro hanno fiumi più grandi, ampiezze maggiori, hanno condizioni diverse da quello che può essere il Sile, loro parlano del Danubio, parlano del Reno e via dicendo. Noi ci siamo rifatti soprattutto anche a indicazioni del livello di agricoltura, e perciò siamo stati su questi 380 e 15. Andatemi a vedere i valori moltiplicati per le estensioni dei vari aree di protezione, no? I 327 ettari moltiplicati per 380 kg saltano fuori tonnellate di azoto e fosforo. Tonnellate di azoto e fosforo che riescono a tamponare e determinare soprattutto l'inquinamento di tipo diffuso, quello che deriva dalla campagna, che non è intercettabile in altra maniera, perché noi sappiamo che l'inquinamento può essere puntiforme, facilmente intercettabile e quindi curabile, e quello diffuso che invece non lo è. Queste tonnellate di fosforo e azoto se venissero intercettati dalle fasce riparie, ecco qui la necessità di creare quindi le fasce riparie intorno ai nostri fiumi perché fanno un servizio ecosistemico, questo è un vero servizio ecosistemico. Bene. Preserva dall'eutrofizzazione che cosa? La laguna di Venezia e quindi il mare di Jesolo. Quindi perché queste andrebbero a finire col Sile. Spiegate, dobbiamo purtroppo chiudere. Ringraziamo. Vado. Grazie. Grazie. Gentilissimo. Molto no. Gentili. Primo italiano. Aggiungo una parola sola, scusate.
aggiungo una parola perché dovevo dirlo io, poi tutto questo non si è fermato, ha portato ad una variante del piano ambientale che è già stata approvata dal parco, da tutti i comuni riveraschi, adesso è in approvazione in Regione Veneto, quindi ha portato proprio a una variante del piano ambientale in favore della tutela dell'ambiente idrico.